vediamo una serie di equivalenze. Equivalenze vuol dire quando noi abbiamo un valore, in questo caso è un'area, espressa in una certa unità di misura, micrometri alla seconda, e dobbiamo esprimere quell'area, 415 micrometri alla seconda, in un'altra unità di misura, cioè nanometri alla seconda. Quindi le equivalenze sono quando si cambia l'unità di misura. Dobbiamo quindi passare da micrometri alla seconda a nanometri alla seconda. Adesso per il momento immaginiamo che non siano aree ma siano lunghezze, quindi da micrometri a nanometri. Da micrometri a nanometri ci sono tre ordini di grandezza. Il micrometro è 1000 volte più grande del nanometro. Infatti micro vuol dire 10 alla meno 6, nano vuol dire 10 alla meno 9. Ed è scritto qui, ho cerchiato micrometro e l'ho scritto come 1000 nanometri, perché il micrometro è 1000 volte più grande del nanometro. Allora io per svolgere l'equivalenza adesso devo considerare però che sono aree e non lunghezze e quindi abbiamo i micrometri al quadrato. Perciò al posto del micrometro scrivo 1000 nanometri, eccolo, e poi lo elevo al quadrato. Il numero 415 lo ricopio. Quindi l'area adesso è 415, al posto di micrometro al quadrato ho scritto 1000 nanometri al quadrato. Quindi 10 alla terza al quadrato fa 10 alla sesta, il numero lo ricopio, e l'unità di misura è cambiata, è diventata nanometri al quadrato. Poi infine aggiusto in formato scientifico l'ultimo numero che ho ottenuto, quindi sposto la virgola da qui a qui e quindi viene 4,15 per 10 all'ottava nanometri alla seconda. Dal punto di vista intuitivo, micrometro al quadrato è un milione di volte più grande del nanometro al quadrato. Il micrometro al quadrato sarebbe ciascuno di questi cerchietti qua. Invece il nanometro al quadrato, che è molto più piccolo, è un milione di volte più piccolo del micrometro al quadrato, sarebbero tutti questi puntini qui. Quindi noi abbiamo all'inizio 415 di questi micrometri al quadrato, cioè abbiamo 415 di questi cerchi. Immaginiamo che questa sia l'area, abbiamo 415 di questi cerchi. Quando noi passiamo dal micrometro quadrato al nanometro quadrato, che è un milione di volte più piccolo, nella stessa area ci sono molti più di questi puntini, perché l'unità di misura micrometro al quadrato è diventata più piccola. Micrometro al quadrato è diventata nanometro al quadrato. Quindi di questi puntini ce ne saranno molti di più, precisamente un milione di più, ed è per questo motivo che l'area trasformata in nanometri al quadrato va moltiplicata per un milione, perché la stessa area è fatta di un milione di queste nuove piccole unità di misura in nanometri quadrati. Quindi qua avevamo 415 micrometri, ciascuno di questi cerchi, micrometri al quadrato, e qua abbiamo 415 milioni di nanometri al quadrato, cioè 415 milioni di questi puntini più piccoli.